Gesù ci assicura che la nostra preghiera sarà esaudita. Se accontentiamo la richiesta di un amico in difficoltà, anche se dobbiamo fare grandi sforzi per rendergli questo favore, a maggior ragione Dio ascolterà la nostra preghiera perché è nostro amico. E quanto più essa sarà pressante e ostinata, tanto più egli l'ascolterà. Non si adirerà contro di noi nemmeno quando, perseveranti e pieni di fiducia e di rispetto, ci faremo temerari al punto di importunarlo. È difficile trovare un amico del genere. Gesù ci assicura che Dio è proprio un tale amico. In seguito però sfuma un pochino il suo pensiero. Dio esaudisce la nostra preghiera non solo perché Egli è amico, ma anche perché è Padre. Tuttavia, Egli non concede sempre tutto ciò che chiediamo, perché ha un'offerta migliore da proporci. Lo Spirito Santo, che non nega mai a nessuno che gliene faccia richiesta. Questo dono dello Spirito contiene tutti gli altri beni a cui l'uomo aspira. In lui sono soddisfatti i nostri desideri, anche i più segreti. Nel Vangelo di oggi Gesù ci insegna a perseverare nella preghiera e traccia una meravigliosa immagine di Dio, nostro amico e Padre. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. O stolti Galati, chi vi ha incantati? Proprio voi, agli occhi dei quali fu rappresentato al vivo Gesù Cristo crocifisso. Questo solo vorrei sapere da voi. È per le opere della legge che avete ricevuto lo Spirito o per aver ascoltato la parola della fede? Siete così privi di intelligenza che dopo aver cominciato nel segno dello Spirito, ora volete finire nel segno della carne? Avete tanto sofferto invano? Se almeno fosse invano. Colui dunque che vi concede lo Spirito e opera portenti in mezzo a voi, lo fa grazie alle opere della legge o perché avete ascoltato la parola della fede? Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Se uno di voi ha un amico e va da lui a mezzanotte a dirgli: Amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da mettergli davanti. E se quegli dall'interno gli risponde: Non mi importunare. La porta è già chiusa e i miei bambini sono a letto con me, non posso alzarmi per darteli. Vi dico che, se anche non si alzerà a darglieli per amicizia, si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono, almeno per la sua insistenza. Ebbene, io vi dico, chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete. Bussate. E vi sarà aperto. Perché chi chiede ottiene, chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà al posto del pesce una serpe? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se dunque voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. L'insegnamento del Vangelo è chiaro. Si deve pregare sempre, anche quando tutto sembra vano, quando Dio ci appare sordo e muto e ci pare di perdere tempo. Anche se il cielo si offusca, il cristiano non smette di pregare. La sua orazione va di pari passo con la fede, e la fede in tanti giorni della nostra vita può sembrare un'illusione, una fatica sterile. Ci sono dei momenti bui nella nostra vita, e lì la fede sembra un'illusione. Ma praticare la preghiera significa anche accettare questa fatica. Ma
dobbiamo andare avanti con questa fatica nei momenti brutti, nei momenti che non sentiamo nulla. Tanti santi e sante hanno sperimentato la notte della fede e il silenzio di Dio. Quando noi bussiamo, bussiamo e Dio non risponde. E questi santi sono stati perseveranti. In queste notti della fede, chi prega non è mai solo. Gesù, infatti, non è solo testimone e maestro di preghiera. E di più, Egli ci accoglie nella sua preghiera, perché noi possiamo pregare in Lui e attraverso Lui. E questa è opera dello Spirito Santo. È per questa ragione che il Vangelo ci invita a pregare il Padre nel nome di Gesù.